Abbiamo al telefono la prima libraia che ci viene a, anzi, ci è venuta a trovare oggi, che è Lucia della libreria Storie in Mongolfiera. Buongiorno Lucia. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Stiamo lavorando alacremente per il famoso Io Leggo Perché. È certo, perché questo è la settimana è la di settimana Io Leggo dedicata, Perché. Esatto, sì. Esatto. Voi avete delle scuole gemellate, immagino. Sì, 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 tante scuole gemellate, sì, infatti, per la donazione dei libri alle biblioteche scolastiche. Sì, in realtà ne abbiamo parlato spesso appunto qui in sì. trasmissione. Avete fino a quando c'è? Fino a domenica tutta, 13. Ok. Fino a domenica 13, se andate nella vostra libreria indipendente di fiducia, potrete trovare il libraio che vi dà la possibilità di donare dei libri alle scuole con le quali la libreria è gemellata. Non so se si può ancora fare che uno li sceglie o se devi solo seguire la lista. No, rimane sempre il fatto della scelta. C'è la possibilità ancora. Sì, assolutamente è fondamentale, anche perché i bambini, i ragazzi, insomma, vengono con le famiglie e quindi è un momento di scelta e di condivisione. Allora, Lucia, raccontami un po' com'è nata Storia in Mongolfiera. Siete a Roma voi, giusto? Sì, a Roma, okay. Il quartiere Nuovo Salario. Ok. E è nata dal desiderio di aprire una libreria per bambini e ragazzi, perché siamo specializzati in bambini e ragazzi fino a circa 16 anni, e quindi la voglia di sperimentarsi in questo settore è nata così, perché l'amore per i libri va oltre il fatto della semplice lettura, ma la condivisione con i bambini e i ragazzi e le famiglie. Tu vieni da un percorso legato, diciamo, al mondo dei libri o...? No, un percorso totalmente diverso, okay. In aziende private. Ah, ok. A un certo punto hai deciso di seguire la passione. Sì. Spesso succede. Sì, si cambia per scegliere quello che si vuole concludere nel resto della vita. Certo. E quindi, insomma, avete un pubblico... Quindi, diciamo dai bambini allora, fino ai ragazzi. Sì, dai bambini da 0 anni in su, con le famiglie, siamo abbastanza conosciuti nel quartiere Nuovo Salario, abbiamo aperto nel dicembre 2017, okay. Quindi il 2 dicembre compiamo 5 anni, il nostro compleanno è il 2 dicembre, insomma anche con le scuole, collaboriamo molto con le scuole, con le famiglie, facciamo diversi eventi, okay. Incontri, letture. Attività per famiglie. E com'è il rapporto invece con gli adolescenti? Che è sempre un pubblico insomma interessante. È sicuramente più complicato, però devo dire che con la collaborazione proprio degli insegnanti, delle scuole con cui c'è sempre molto raccordo durante l'anno, cerchiamo di invogliare i ragazzi alla lettura, di fare incontri con l'autore. Sia qui in libreria che a scuola. Okay. Quindi le attività devono essere diciamo mandate avanti su tutti i fronti e poi sono proprio i ragazzi che vengono ormai a scegliersi i libri, il genere che più interessa. Come siete messi con i fumetti e le graphic novel, visto che abbiamo parlato insomma, di quel mercato? Fumetti abbastanza bene, okay. Sono fumetti e graphic novel, sì, li trattiamo tranquillamente. Okay. Il settore che non stiamo attualmente trattando e che probabilmente apriremo nel manga. 2023, brava. Lo sapevo. manga. Bisogna cavalcare quest'onda, secondo me, un pochino. Sì, ai ragazzi, soprattutto i ragazzi dai 10-11 anni cominciano proprio a interessare tanto, quindi... Non si può perdere l'occasione di renderli partecipi il più possibile. Ma guarda, ci sono delle cose molto interessanti in quel sì. mondo. Io l'ho scoperto un po' ascoltando gli addetti di settore che insomma stanno portando dall'Oriente tante cose veramente sì, interessanti, è anche verissimo. E soprattutto sulla diversità, sull'inclusione. Sì. Ci sono delle cose molto, molto particolari, quindi è bene ampliare insomma le quindi conoscenze. Ecco, il nostro prossimo futuro sì. vedrà anche manga. Allora, invece adesso voglio sapere quali sono le tue 5 scelte. Dei libri più venduti qui da noi. Allora, sì. Partiamo da uno degli ultimi usciti, che i ragazzi, i bambini, tra i 7 e i 10 anni hanno acquistato in quantità incredibili, sì. Ridi a crepi pelle di Peratunz. Ok. Questo è proprio uno degli ultimi. Tra i must ovviamente rimane Harry Potter della Rowling. Per i ragazzi va tantissimo, quindi i ragazzi delle medie parliamo, Il mistero di London Hay.
Ok, sì, ne abbiamo sentito parlare spesso anche da consigliarlo spesso dai librai. Consigliare, sì, immagino. E poi tra i bambini va tanto, sempre in età elementari, diciamo se, dai 7 a 7-8 anni, Dori Fantasmagorica, Ritorno Sì. di Mezzo. E tra i piccolini, quindi età materna, direi Il meraviglioso Ciccio Pelliccia di Beatrice Alemagna, che è un Ok. libro. Senti, invece, Io, queste sono le scelte, insomma. se dovessi tu consigliare, quando ti capita magari qualcuno di quell'età un po' più difficile di cui parlavamo prima, quando si arriva, forse superate le medie, diciamo tra la fine delle medie, potrebbe essere Tra la quella. terza media e il primo liceo, il Esatto, il passaggio. passaggio. Che cosa consigli a chi magari, non lo so, appunto si è un po' allontanato dalla lettura, magari non ha Ma le idee bisogna molto vedere, chiare? guarda, ti dico la verità, guardo sempre con chi mi trovo di fronte. Ok. Allora, prima di tutto ci sono i maschi e le femmine che hanno dei generi proprio di lettura a quell'età molto diversi. Per esempio, i maschi a quell'età gli piace molto lo storico, la parte storica. Ok. E oltre che la parte manga, i fumetti e anche i gialli, i maschi Ok. sono un po' orientati, ho visto su queste parti così. Le femmine, 13-14 anni, vanno molto sul romanzo, su anche tematiche importanti, pesanti, quindi sono proprio generi che chiedono in maniera differente e che quindi si cerca di seguire. Sempre sullo sfondo rimangono i fantasy, per Oh, entrambi, maschi e femmine, certo. quelli Senti, sempre. invece le scelte scolastiche sono ancora viste come una, come dire, un obbligo, una pesantezza, oppure la questione si è evoluta? Allora, un pochino si è evoluta sicuramente, molto dipende da come anche perché si è evoluta perché proprio le insegnanti si sono Certo. evolute seguendo un po' i generi. Che piacciono ai ragazzi, quindi non c'è soltanto il dare, come succedeva anni fa, i classici, i famosi classici e basta esclusivamente, ma si cerca proprio anche cose consigliate sui blog di TikTok che Ok. siano validi, intendo, Sì. e che hanno avuto un ottimo riscontro poi nelle librerie, perché i Certo. ragazzi comunque, soprattutto alle medie, seguono molto quello che viene. Che leggono sui loro cellulari Certo. praticamente e quindi si documentano l'economia. Lo stesso per l'elementare, si spazia molto, assolutamente i classici sono intermedi perché rimangono alla base di della letteratura, ma si cerca di dare un riscontro diverso su tantissime case editrici, soprattutto e tematiche molto diverse, no? Quindi direi che si è evoluta. E c'è un libro, diciamo, che ti ha un po' sorpresa ultimamente per il successo, cioè ti ha sorpresa nel senso non che non se lo meriti, ma che comunque magari è venuto fuori proprio da, o dai consigli o dallo stesso TikTok, ma insomma comunque ne hai sentito parlare e poi piano piano ti sei resa conto che stava Ma guarda, io funzionando. non pensavo, come ti ho detto prima, uno dei più venduti veramente nell'ultimo anno è questo, sono i libri di Pera Tunzo, veramente Ok. tantissimo. Io non pensavo che piacesse così. Invece è stato proprio una sorpresa per me. Beh, Io, forse è trascinato anche da YouTube, no? Perché lui comunque c'ha, lui, sì. non so, c'ha un Lui. canale, lui, molto, molto frequentato, no? Sì, è molto frequentato, ma è proprio. Molto Pandemico, amato. certo, viene veramente visto così dai ragazzi, per cui a frotte. Ok. Allora, Lucia, tu hai scelto un classico a livello musicale, però magari hai una tua personale motivazione. E la tua scelta musicale è Imagine, John Sì, Lennon. Come mai di l'hai John scelta? Lennon. Ma ricordi di quando l'ascoltavo ed ero ragazza, adesso non sono più ragazza, si sentirà anche dalla voce, quindi È una voce molto ricordi. bella comunque, se posso. Grazie. Grazie, grazie. E quindi più che altro dei ricordi, associo sempre dei momenti belli. Ok. L'associazione di una canzone per me è proprio questo, C'è la associato a un musica nella momento. vostra libreria? Ok. Sì, adesso non c'è in questo momento, però sì, normalmente sì, Ok. ed è sempre di sottofondo, comunque. Certo. Grazie mille, Lucia. Storia in Grazie a mongolfiera di voi, Roma. A grazie a voi, presto. grazie. Ciao. Ciao, ciao.
Imagine, John Lennon, questa era la scelta musicale della nostra ospite precedente della libreria Storia in Mongolfiera di Roma, e invece adesso abbiamo al telefono Gaia, che è la libraia di Liberi Tutti di La Spezia. Buongiorno Gaia. Ciao, buongiorno, ciao. Allora, giustamente Gaia mi diceva, io sono sola in libreria, quindi se per caso dovesse succedere che arriva un cliente, che è una cosa buona, quindi insomma noi aspettiamo, non c'è problema, se arriva un cliente aspettiamo, ti facciamo sentire bene, il molto cliente. Bene. Allora Gaia, raccontami un po' com'è nata Liberi Tutti. Allora, guarda, io ho aperto 8 anni fa, nel 2014, in una città che non è la mia, perché la libreria è La Spezia, ma io in realtà sono milanese. Sì, si intuisce vagamente dalla cadenza. Sì, un pochino sì. E niente, solo che Milano era un po' troppo costosa per poter aprire, e io ho fatto la scuola librai italiani, lavoravo in una piccolissima casa editrice a Milano, e era però sull'orlo del fallimento, quindi aspetta che mi chiamo giù nel... E quindi ho detto vabbè, vado a fare questa scuola. Facendo il progetto dell'apertura di una libreria, i miei hanno casa qui vicino alla Spezia, cioè da tanti anni, allora ho detto ma perché non provare lì? E quindi ho fatto questo, abbiamo fatto questo progetto, sembrava fattibile, e così è nata questa avventura. Tu hai idea di quante librerie ci siano alla Spezia? Ce ne sono altre, tante altre? Ce ne sono altre 2 indipendenti, e ci sono 3 librerie di catena. Ah, vabbè, ok. Insomma, siete abbastanza forniti di librerie. Sì. No, è stata un po' una scelta avventata, ma... Beh, vabbè, in realtà mi sembrava mancasse un po' la nicchia. La nicchia, ok. E quindi qua vengo alla mia domanda, che riguarda un po' qual è la tua specializzazione, cioè che cosa avete soprattutto in libreria? Guarda, soprattutto editoria indipendente. Benissimo. Proprio decisamente più va avanti il tempo, più siamo partiti forse un pochino più generalista, e in realtà poi però quello che io conosco meglio, che frequento di più, che apprezzo di più è l'editoria indipendente, quindi... Certo. Man mano andiamo sempre più su quello. E siamo tutti molto contenti di questo, ovviamente, e anche Libri da Sport insegna, chiaramente. Esatto. Allora, a questo punto sono molto curiosa di conoscere le tue 5 scelte. Sì, sono i 5 libri, diciamo, che abbiamo venduto di più da quando abbiamo aperto. Okay. Sono ovviamente un po' le nostre fisse, nel senso che essendo una libreria appunto così di nicchia e così indipendente, in realtà vendiamo soprattutto quello che leggiamo noi e chiamiamo noi. Giusto. E guarda, io ti dico, sicuramente più di tutto sono stati i libri di Aruf. Ok. Che sono stati da subito, noi ce ne siamo innamorate, quindi li abbiamo consigliati veramente a tutti. Una mia fissa da sempre è Sofia si veste sempre di nero, di Cognetti. Sì. Che è un libro che veramente ho dato a chiunque sia entrato in libreria. Cioè, chiunque frequenti abitualmente la libreria l'ha letto. Cos'è il Cognetti pre 8 Montagne, quando ancora diciamo aveva pubblicato con Minimum Fax, era giusto? Vero? Esatto. E un altro libro che abbiamo amato moltissimo, consigliato moltissimo, e ormai va per passaparola qui, è L'estate che sciolse ogni cosa. Ok, Tiffany McDaniels. Sì, io dico noi perché lavoro con mia mamma, che mi dà una mano, l'abbiamo amato tantissimo, l'abbiamo consigliato, adesso tornano, lo regalano a chiunque, quindi anche quello è stato... Atlantide, sì. Okay. E poi Ossigeno di Sasha Naspini. Brava. A noi lui piace tanto, viene sempre poi a presentare i libri... Sfondi, diciamo... porte aperte, qua ogni libro che esce Sasha lo intervistiamo sempre, perché io sono veramente una grandissima fan. Anch'io, devo dire la verità, anch'io, e anche lui si è costruito poi una fan base qui a Spezia, immagino. Perché sì, perché poi lui è così carino, che anche qui ogni volta presentazione, cose... Mm-hmm. E ultimamente ci si è aggiunto I miei stupidi intenti. Ok. Che già pre-Campiello qui avevamo ampiamente consigliato e venduto, un po' perché lui è di qui,
Vive a Sarzana, quindi un po' perché anche qui io mi sono strainnamorata del libro e quindi è stato un libro che ho consigliato veramente, veramente tanto. Senti, e visto che appunto tu ti occupi soprattutto di case editrici indipendenti, ti piace consigliare gli indipendenti, c'è qualche libro negli anni, negli ultimi anni, insomma, da quando hai aperto la libreria, che è stato un po' un caso che ti ha sorpresa, anche rispetto al riscontro che hai avuto con il tuo pubblico? Non necessariamente tra questi cinque, intendo anche una cosa, diciamo, extra che ti viene in mente. Ci sto pensando, sì. Guardo se... Ah beh, tantissimo, noi abbiamo venduto anche, ma perché me ne sono innamorata io, Acqua di Mare, che di Sur, sì. Che quando è uscito, diciamo, io non lo conoscevo, sapevo che era già uscito per qualcun altro, però è stato un libro di cui si è parlato e che noi abbiamo venduto veramente tanto. Un po' forse per la posizione, essendo noi al mare, già il titolo era stato un po' una di quelle cose che appoggiata lì si è venduta da sola. Ok, ok. E a questo proposito, come funziona, diciamo, prevalentemente il rapporto con la tua clientela? Cioè sono persone che vengono, ti chiedono a te, diciamo, dei consigli, tipo sì, che cosa c'è che mi consigli, oppure vengono magari con delle idee rispetto a delle tematiche, come funziona? No, prevalentemente chiedono consigli. Vengono, ovviamente noi abbiamo molti lettori forti, proprio credo viste le scelte che facciamo, visto tutto, è venuto un po' naturale così. E quindi normalmente chiedono cosa è uscito di nuovo, cosa c'è che mi potrebbe piacere, spesso ci conosciamo, e quindi hai letto qualcosa che mi potrebbe piacere, ci sono delle novità interessanti, oppure mi consigli qualcosa che magari è uscito da un po' ma che non ho letto e che secondo te rientra nelle mie corde, nei miei interessi. E invece succede che qualcuno entra e fa, allora che ne so, la cugina a cui piace questo genere qua, oppure questa tematica qua? Oh, tantissimo, per i regali sì. Ora arriva per Natale. I regali soprattutto. Guarda, quando arriva Natale succedono delle cose folli, ma credo che ogni libraio avrebbe da raccontare su questo. Tipo, mi consigli un libro per mia zia antipatica? Sì, beh, noi ci abbiamo fatto vari format sul lettore metropolitano, sui consigli per, insomma, le persone, insomma, più disparate, veramente. La zia antipatica, cosa consigli per la zia antipatica? Una cosa brutta o una cosa... Come si fa? Scusa. Infatti era quello che ci chiedevamo noi. Cioè, lei diceva, ma nel senso che le vuoi regalare una cosa brutta che la noi o... Oppure le vuoi far capire che è antipatica. Infatti... Non è facile. Esatto. No, però spesso appunto invece quando arrivano per i regali magari con un po' più di calma raccontano com'è la persona a cui lo devono raccontare, a cui devono regalare il libro, se sanno qualcosa delle sue letture oppure proprio solo di com'è la persona. Noi proviamo a farci venire in mente qualcosa che ci sembra possa essere compatibile. Beh dai, questa è anche la parte molto divertente però secondo me di questo lavoro. È una parte bellissima. No? È una parte, era parte un po' psicologica probabilmente. Sì, grazie mille. Il libro. Grazie mille Gaia. Allora la tua scelta, diciamo che si distacca abbastanza dalla scelta della collega precedente perché sembrava fatta apposta. Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Come mai l'hai scelta? Ma guarda, perché si avvicina il periodo natalizio, ecco. Io non sono una grandissima amante del Natale, normalmente quando montiamo le decorazioni io comincio la selezione natalizia con questa tutti gli anni, quindi mi sembrava abbastanza a tema. Bene, allora ci prepariamo al Natale in questa maniera, un po' diversa dal solito, grazie Gaia. Grazie mille. Ciao. Ciao.